rivoluzione siamo noi. Io sono contrario a ogni forma di violenza. È necessario riconquistare una vera autonomia intellettuale che permetta di essere innovativi e radicali di fronte alla realtà. La rivoluzione è dentro di noi, l'unica rivoluzione possibile è nelle nostre idee. Quindi è solo nella nostra evoluzione. Mi chiamo Josef Beuys, sono tedesco, sono nato nel 1921 a Krefeld, in Germania, in un luogo, in un villaggio sobrio, misero, miserabile quasi, serioso ma dignitoso, un po' cattolico, un po' protestante, un po' scettico, ai confini con l'Olanda. Ho avuto un'infanzia piuttosto particolare, perché mi interessava tutto, qualsiasi cosa, soprattutto la natura. Osservavo a lungo gli uccelli, le piante, i fiori, con una meditazione, con una venerazione quasi spirituale. Ammiravo la natura. Nel 1936 sono entrato nella Hitlerjugend, nella gioventù hitleriana. Era normale per me, come tutti i giovani, come me. Nel frattempo volevo aiutare le persone, mi piaceva essere terapeutico con tutti, mi piaceva l'umanità, mi piacevano gli uomini, l'uomo, la natura, anche la scienza. Per questo pensai di studiare medicina e diventare un pediatra. La scienza, la medicina. Nel frattempo, nel 40, mi arruolai nell'esercito tedesco e fui chiamato inizialmente come radiotelegrafista, poi diventai un pilota di caccia bombardieri. Partii per la guerra in Crimea. Mi mandarono in una spedizione, era il 16 marzo del 1943. Il mio aereo fu abbattuto, fu colpito. Il mio compagno di viaggio morì e io caddi perdendo i sensi. Mi trovai nella neve. E a un certo punto mi trovai avvolto in un grasso animale, dentro coperto da un feltro. Ero caldo, ero vivo, sentivo delle voci quasi incomprensibili. Voda, voda, erano dei tartari, significava acqua. Loro mi presero, mi misero su una slitta e mi portarono nel loro villaggio. Io tornai dalla fredda e gelida neve e dalla morte al calore della vita con il grasso animale, con il feltro. Sentivo odore di grasso, di formaggio, di latte, ma ero vivo. Sentivo una cantilena, forse erano dei rituali, era una tribù di tartari. Mi accompagnarono poi, mi sembravano tanti e tanti giorni quelli che ho passato insieme a loro,
Mi accompagnarono però in un ospedale tedesco. Andai, mi curarono lì. Nel frattempo, ebbi una licenza per motivi di studio. Ritornai all'università e scoprì che la scienza era assolutamente inutile. Un mio professore per 2 ore mi ha parlato di un tipo di ameba, la riduzione, la riduttività della scienza nell'ameba. La scienza non è per me. Ho pensato nel frattempo di dedicarmi all'arte. Mi iscrissi all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf. L'arte mi interessava, mi piaceva, nel frattempo avevo letto filosofi, mi ero interessato di musica, mi piaceva il violoncello, il pianoforte e quindi ascoltavo anche molta, molta musica. Mi piacevano i romantici tedeschi, ma questa scienza, questi elenchi, queste specialistiche definizioni servivano a cosa? Sono servite alla tecnologia? Sono servite al consumismo? E quindi al disastro umanitario. L'uomo da parte, l'uomo non esiste, non esiste la natura, esiste la scienza. Ho pensato al problema ecologico, un problema enorme, un problema per cui i processi della natura, la natura intesa nel senso più ampio del termine, una natura in cui l'uomo fa parte del tutto, quindi non è l'unico abitante che gestisce la natura, è un essere vivente come gli altri, si doveva riappropriare quindi prima del sé e poi andare a portarlo nel mondo. Quindi l'uomo prima di tutto, l'uomo. Per 5 volte durante la guerra fui ferito. Mi rimasero delle ferite in testa, infatti da allora ho messo il cappello di feltro e non l'ho più levato, anche perché il feltro è un materiale naturale, è fatto da peli di uccelli, principalmente di animali, senza ordito e senza trama, con un'amalgama naturale, è tutto naturale. Io non voglio prendere la natura per usarla. Io amo gli animali. Ho un aspetto carismatico, molti mi danno dello sciamano. Sono alto, magro. Ho gli occhi penetranti, lo sguardo a volte quasi assente, ho dei tempi molto lenti. Il tempo e lo spazio sono io, non è una forma, le mie opere d'arte. Non sono dei quadri, non sono delle sculture perché sono io un'opera d'arte, perché io ho in me una libertà che mi permette il mio processo creativo in ogni momento della giornata, in ogni quotidiano, in ogni momento minimo del quotidiano.
Quindi l'uomo libero ha la creatività. La creatività è il mezzo per vincere l'uomo, l'involuzione dell'uomo, e quindi evolvere il mondo in senso universale. Io ho letto La filosofia della libertà di Steiner, mi è piaciuta molto, l'antroposofia. Ok. Quindi l'antroposofia di Steiner mi interessa, non come scienza ma come filosofia. Filosofia dell'essere uomo all'interno di una dimensione di collaborazione, come fanno le api, come fa il miele. Ci si trova liberi in una dimensione unitaria, in una dimensione in cui i problemi dell'uomo sono i primi ad essere considerati, e quindi non le formule specialistiche matematiche. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti e da lì ho capito anche a Düsseldorf che avrei dovuto io insegnare alle altre persone per farvi capire il punto in cui io sono arrivato, perché io dopo il 16 marzo del 43 sono rinato, è rinata la mia dimensione umana, la mia opera, io sono l'opera d'arte, io perché sono un uomo libero. Quando insegnavo all'Accademia, facevo delle lezioni in cui, mentre parlavo, scrivevo una sorta di ideogrammi, quindi fissavo l'attenzione delle persone, dei miei allievi, con i gesti del mio corpo, che erano dei gesti molto misurati, e andavo a tracciare dei segni per creare il divenire durante la mia lezione universitaria. A un certo punto in accademia misero un esame di ammissione. In questo esame alcuni non vennero ammessi e io aprii l'università a tutti, perché il momento in cui c'è più bisogno è il momento quando si viene rifiutati. Quindi quelli che sono stati rifiutati dalla selezione all'università dovevano venire con me. Negli anni 60, 61, 63 ho partecipato al movimento Fluxus, un movimento multidisciplinare, per cui la musica, lo spettacolo, il teatro si presentavano all'unisono come un'unica espressione dell'anima, dell'interiorità e della creatività di ogni persona. Mi piace tanto Leonardo da Vinci, tanto. È un genio assoluto, lui se ne intendeva di anatomia, di scienze biologiche, di difese, di arte, di pittura, di religione, parlava di tutto, sapeva tutto. Quando gli uomini diverranno liberi,
dovranno collaborare tra loro. Ogni uomo libero è un artista e ogni artista è un uomo libero. Come le api collaborano, fanno un lavoro comune per donare all'uomo la loro opera, il loro miele. Negli anni 60 mi divertivo a fare delle opere con il miele su dei pezzi di legno. E poi questa rinascita, il grasso animale, le slitte, il feltro, mi tornava sempre, lo mettevo sempre da parte, era il mio utero, ero rinato da quell'utero, volevo portare la mia rinascita di fronte alle persone. Io ero un performer, ma non come gli americani negli happening che istericamente si mettevano a sfogare i loro impulsi di violenza, di isterismo. Le mie performance erano sempre molto meditate, con dei tempi molto lunghi. Un abito fatto di feltro che ovviamente faceva parte delle mie performance, come anche facevano parte dei suoni delle mie performance. Amavo John Cage. 4 minuti e 33 di silenzio. Un musicista di Fluxus. Geniale, ancora. Con il feltro ho rivestito un pianoforte che adesso sta al Centre Pompidou a Parigi. Ho rivestito un pianoforte e ho fatto una croce rossa sopra, perché non potesse più uscire il suono dal pianoforte, nello stesso tempo conservare la cultura musicale del pianoforte che veniva attaccata, la cultura, l'arte, questa parte umana, questa dimensione interiore vera dell'uomo libero era l'arte e stava venendo continuamente ad essere attaccata, ferita, derisa. Quindi l'emergenza è la croce. Nel 1964 stavo svolgendo una lezione all'Università di Düsseldorf, all'Accademia di Düsseldorf, e avevo preso un fornellino con due pezzi di grasso animale, li stavo fondendo con un sottofondo, il discorso di Goebbels per la guerra totale. A un certo punto un gruppo di neonazisti mi assalì, uno mi dette un pugno sul viso, mi uscì il sangue, ma io continuai la mia performance, continuai poi dopo la performance a parlare con questi studenti fino a notte fonda per capire le loro ragioni. La natura, gli animali, la lepre, il coyote, sono degli animali quasi mitologici. La lepre è un animale quasi che somiglia ad una possibilità di redenzione, una redenzione per il sacrificio che viene fatto per l'uomo. La lepre scava il suo nido nella terra, quindi torna nella terra per riprodursi. E noi dovremmo arrivare a toccare la terra ed unirci alla terra per rinascere così come fa la lepre.
Non spiegavo mai le mie performance. Questa si intitolava, però, Come spiegare i quadri ad una lepre morta. Il ferro è una sostanza vitale, una sostanza che cambia nel tempo, ma rimane. Il miele. Lo avevo tutto sul viso, miele e oro, un po' come una miscela alchemica. Ancora gli animali, il coyote. Mi chiamarono a New York. In una galleria di New York per portare questa mia opera. Mi feci venire a prendere da un'ambulanza all'aeroporto e mi portarono all'interno della galleria perché io non volevo toccare il suolo degli Stati Uniti. Io andavo in America per incontrare il coyote, non mi interessava uno Stato che faceva la guerra, che ha fatto la guerra in Vietnam, non mi interessava. Mi interessava incontrare la vera americana, il coyote. Mi sono chiuso 3 giorni in una gabbia insieme al coyote e inizialmente il coyote mi attaccava, mi sono coperto con un panno di feltro. Ho messo il mio bastone, preso il mio bastone da pastore che usavo dall'infanzia e mi difendevo. Poi avevo dei guanti che ogni tanto tiravo per farlo giocare. Mi addormentavo, respiravo, mangiavo insieme a lei, mi addormentavo su un mucchio di paglia, mi facevo portare il giornale tutti i giorni e questo animale andava a giocare con il giornale, mangiava con me e dormiva con me. Man mano si è avvicinato
E io dormivo, potevo stare tranquillo, ho posato anche il bastone. Mi sono tolto il feltro. Ho incontrato l'America. Il coyote era una specie di psicopompo, un essere particolare che aveva queste doti che prendevano anche l'aldilà. Aveva una fertilità enorme, quindi in antico pensavano fosse una divinità e veniva adorato dagli indiani d'America, i veri e unici americani. Ho incontrato Andy Warhol. Andy Warhol che mi proponeva degli oggetti. Facciamo degli oggetti, facciamo delle serie. Io ero d'accordo con lui, ok? Contro il consumismo, tu come la vedi? Io contro il consumismo vedo l'uomo. No, io vedo oggetti, non puoi vedere gli oggetti, anch'io vedo l'uomo perché io parto dall'uomo, perché io tolgo le marche, perché io non voglio le marche. Io voglio l'uomo, non voglio il prodotto dell'uomo. C'era un po' di contrasto, c'era però un dialogo tra loro. Quindi lo scardinare la mercificazione dell'arte. Di mio oggi è rimasto ben poco, a parte delle fotografie e dei filmati. Non ci sono opere d'arte. Questo era il simbolo del fuoco e quindi io ogni tanto, quando mi trovavo con il coyote, lo facevo suonare, perché il coyote aveva insegnato all'uomo l'uso del fuoco. Erano dei rituali, dei processi meditati, nulla casuale, nulla di improvvisato. Ho fatto un'altra performance con una televisione che avevo coperto da un tetto, ogni tanto l'alzavo. E poi a un certo punto ho indossato i miei guanti e ho iniziato a dare dei pugni alla televisione. E questo per 45 minuti. Un'altra volta sono rimasto avvolto nel mio feltro per 9 ore, sdraiato in terra, con dei microfoni sensibilissimi, e quindi ogni mio respiro, ogni mio sussurro veniva registrato. Io in quel momento ero l'opera d'arte, io ero l'opera d'arte, e le persone dovevano integrarsi, dovevano leggere il messaggio autonomamente con la loro libertà e la loro creatività. Ho portato un'opera anche in Italia, alla Contemporanea, in una sorta di garage alla Galleria Borghese, in cui ho portato la mia vita. Mi sono portato io, tutti i miei ritratti, la mia vita, io sono l'opera d'arte. Anche al Guggenheim di New York ho fatto la stessa cosa. Ho girato per giorni all'interno del Guggenheim. Quella era l'opera d'arte. Nel 1974, documenta di Kassel, ho proposto un'opera che è rimasta nella storia. Nel frattempo,
Nel frattempo, ho fondato un partito ambientalista in Germania che poi ha preso il nome di Verdi. E quando è diventato un partito, l'ho lasciato. Io ho messo 7.000 stele di basalto davanti alla mostra della Documenta di Kassel, al luogo, al museo deputato per l'arte contemporanea. Io odio le museizzazioni. Ho invitato le persone ad acquistare, a prendere una stele, metterla in un bosco e piantare una quercia accanto. Abbiamo individuato delle zone, io ho piantato la prima, vicino, nella periferia di Kassel, e quindi abbiamo iniziato questo percorso. Pensate, tutte le persone che passavano, man mano che questa montagna diveniva più piccola o più grande o più squilibrata, che si muoveva, il significato. All'inizio la quercia era più piccola del basalto e poi crebbero queste querce. Le querce vivono tanto e superano la materia, la superano, rivivono, si rigenerano. L'ultima quercia delle 7.000 è stata piantata un anno dopo la mia morte, che avvenne nel 1986. Grazie a tutti. Thank you.